Il libro di cui vi parlo oggi è questo qua. Il brucia cadaveri. Ladislav Fuchs, che è un scrittore ceco. Questo libro è scritto negli anni 60, è comparso in Italia negli anni 70, nel 72. Adesso è stato ristampato. Questo è un bellissimo libro. Allora, si svolge a Praga negli anni 38-39, quando prima i tedeschi hanno avuto l'annessione dei Sudeti e poi hanno invaso la Cecoslovacchia. Il protagonista è un bruciacadaveri. Cosa vuol dire un bruciacadaveri? È una persona che lavora in un crematorio. Cioè si occupa di funerali e dopo che c'è stato il funerale le casse arrivano in due forni che con dei binari vengono regolati e viene bruciata la cassa e poi raccolta la cenere, come succede anche adesso, probabilmente tecnicamente in modo un po' diverso. Questo qua è un personaggio molto particolare, è un formista religioso, amante direi in modo spasmodico del suo lavoro, cita sempre l'importanza della cremazione perché accelera il processo che da cenere, come noi siamo, ci riporta ad essere cenere, a una sorta di culto della morte. È un personaggio stranissimo perché con sua moglie e i due figli parla in un modo particolare, non li chiama mai per nome, lei la chiama la celeste, le belle creature, cioè le chiama in un modo formale, abbastanza anche melenso, ed è la sua vita è questa, molto, molto ristretta. Tira sempre fuori il discorso della morte, il discorso dell'importanza della cremazione. È interessato ai funerali, addirittura un giorno che è andato a visitare una torre da cui si vede Praga dall'alto, individuato lontano un funerale, sapeva già se era una donna, sapeva già tutto. E anzi compativa le persone che venivano sotterrate proprio perché non avrebbero impiegato molto tempo per diventare cenere, quindi reincarnarsi. Perché reincarnarsi? Perché l'unico libro che leggeva era un libro sul Tibet, che leggeva, rileggeva, rileggeva sempre, assieme alle leggi sulla cremazione. No? Questa persona è una persona conformista, banale, quieta, che in qualche modo fa questo tipo di vita, insomma, eccessiva, ecco, quasi un personaggio, quasi una macchietta. Ha un amico che poi diventa nazista e lentamente all'interno di questo romanzo, in questa apparente piattezza, in questo apparente conformismo, si insinuano e si dovrebbero riuscire a vedere, ma col senno di poi, cioè dopo aver letto il romanzo ci si accorge di questi piccoli punti, di queste piccoli episodi, frasi dette durante diciamo, la prima parte del testo che dovrebbero far capire una trasformazione di questa persona. E questa persona con la, direi, con la superficialità e la leggerezza con cui ha vissuto si trasforma da cittadino ceco a nazista, a collaboratore, dopo quando abbiamo l'invasione della Cecoslovacchia, collaboratore del nazismo. E questa sua progressione continua verso questa nuova situazione è molto particolare. Eppure essendo il libro senza trama, perché non racconta niente di una trama particolare, però crea un po' di ansia, soprattutto nella seconda parte, dove assistiamo ad una accelerazione di questa trasformazione, e veramente si legge con ansia, non si riesce a staccare dalla pagina. L'ultimo terzo diciamo del libro lo leggi direi tutto d'un fiato, no? Non vi racconto ovviamente l'ultima parte come è la storia, però chiaramente noi sappiamo che siamo all'interno di una delle tragedie dell'Europa, cioè l'invasione della Cecoslovacchia e poi la guerra scatenata da Hitler, dalla Germania nazista. Ecco, questo libro è un libro bellissimo. Da questo libro è stato tratto un film che non so bene se c'è anche in italiano o meno, è stato tratto un film che io non ho visto, però direi veramente un grandissimo libro che si
inserisce nella tradizione ceca, nella tradizione praghera. Fuchs ha scritto altri libri, dei quali due sono stati tradotti in Italia. Questo nell'edizione originale dell'Inaudi credo sia introvabile, probabilmente anche gli altri due si trovano con fatica. È stato un po' dimenticato questo autore. Lui ha continuato a scrivere anche dopo la normalizzazione che c'è stata in Cecoslovacchia, dopo la primavera di Praga, però non con particolare successo e non, così è stato un po' dimenticato. Io credo che sarebbe molto importante riscoprirlo meglio, leggere questo autore. Quindi ripeto, Ladislav Fuchs, Il bruciacadaveri, è un libro pubblicato da una casa editrice che io non conoscevo, ed è la casa editrice Miraggi, e ha una collana specificatamente dedicata ai libri praghesi. Quindi ve lo consiglio caldamente, un bellissimo libro, Il bruciacadaveri. Buona lettura.